associazioni di volontariato convenzionate con il sistema 118 della Regione Piemonte e della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'acquisto di autoambulanza da destinare al servizio di soccorso di emergenza. La cerimonia di consegna dei mezzi si è svolta in occasione della giornata del soccorso del scorso 30 giugno alla Margaria del Castello di Racconigi. Vediamo. Quest'anno l'ANPAS con le sue pubbliche assistenze riceverà 12 mezzi in dotazione, mezzi che andranno al servizio della popolazione, che andranno al servizio del 118 e ormai diciamo sono pochissime le realtà che fanno donazioni. È sempre più difficile mantenere in piedi un servizio pubblico, tra l'altro, quando si fa l'emergenza 118, tenendo dei mezzi sempre più, diciamo, tecnologici, sempre più con strumentazioni che devono andare, diciamo, al servizio della gente. Perciò il rinnovo si impone, sia come sicurezza per la strada, sia come attività per, diciamo, per i volontari che sono sulle ambulanze. Abbiamo contribuito con un investimento che ormai supera il 1,5 milioni a rendere il territorio molto infrastrutturato e molto, direi, ricco anche di mezzi che servono proprio al primo soccorso. Le ambulanze del resto vengono proprio utilizzate come strumenti di lavoro quotidiano dai nostri volontari e quindi è con grande piacere che anche quest'anno siamo qui a premiare le associazioni che si sono aggiudicate quest'anno le ambulanze. Accanto al primo soccorso voglio ricordare anche, e questo lo faccio anche con grande piacere, il nostro bando sulla protezione civile dei piccoli comuni. Anche qui, come per il primo soccorso, in un momento direi di perdurante difficoltà anche della finanza pubblica, ci piace proprio sottolineare come la Fondazione CRT stia accanto ai comuni, agli amministratori pubblici, ma ai cittadini, perché poi i beneficiari effettivi sono i cittadini, per appunto salvaguardare, proteggere, fare un'azione di importante prevenzione sul territorio della nostra regione e Piemonte ovviamente, ma Valle d'Aosta anche. La Fondazione CRT ci ha dato un enorme aiuto in questi 20 anni e grazie a questo abbiamo potuto coordinare il lavoro della protezione civile e delle associazioni di volontariato e in questa maniera il 118 e il sistema della protezione civile piemontese, interagendo in armonia, sono diventati sicuramente di eccellenza in tutta l'Italia.